Presentati stamattina nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città gli esiti del primo anno del progetto di alternanza scuola-lavoro GIS Censimento Caditoie Stradali, realizzato per il Comune di Giarre dagli studenti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore di Riposto. Un'attività che, oltre a essere stata formativa per gli studenti, ha portato al Comune di Giarre un'utile innovazione tecnologica, così come spiega il Presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Camarda e la dirigente scolastica Maria Catena Trovato. Mentre l'Italia discute sulla validità della legge 107, quindi dell'alternanza scuola-lavoro, credo che in questo caso siamo riusciti a cogliere, grazie alla sinergia fra l'Istituto Tecnico per Geometri, i nostri uffici comunali, l'amministrazione, la disponibilità anche di un tecnico esterno che ha portato la propria professionalità specializzata in quest'ambito, siamo riusciti proprio a cogliere qual è il vero spirito dell'integrazione dei ragazzi nel mondo del lavoro. Quindi loro hanno ricevuto una grande possibilità di esperienza legata alla concretezza. Noi ovviamente il fine è quello di concludere la prima annualità come è stato e riuscire a completare con la seconda che sta iniziando il completamento del censimento tramite tecnologie GIS di tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, noi l'anno scorso ci siamo chiesti su quale poteva essere il modo migliore per far affrontare a questi ragazzi un percorso che li avviasse, ma concretamente, verso quelle opportunità che potrà offrire domani il mondo del lavoro. Quindi la nostra è stata un'alternanza studiata, progettata, pensata e dobbiamo dire grazie all'intelligenza, alla lungimiranza del Comune di Giarre, quindi del sindaco, dell'ufficio tecnico, siamo riusciti a sviluppare questo progetto che ha messo i ragazzi nelle condizioni di verificare veramente come si procede nella rilevazione, nel censimento delle caditoie, hanno utilizzato strumenti tecnologici, quindi hanno fatto la geolocalizzazione attraverso il web GIS, quindi hanno fatto un lavoro che non viene poi perduto e per i ragazzi è stata un'esperienza professionale molto importante. Devo dire grazie questo anche ai miei docenti che hanno seguito i ragazzi proprio minutamente, li hanno accompagnati, i ragazzi non sono mai stati soli.